Mio Padre mi ama ogni uomo a conoscerlo e a servirlo nella gloria. All'inizio di questa Eucaristia chiediamo il perdono dei nostri peccati, dicendo che siamo infedeli al suo disegno di salvezza. Signore, atteso dalle genti che viene a visitare il tuo popolo della pace, abbi pietà di noi. Signore, Cristo figlio di Dio, che viene a salvare ciò che era perduto, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore Gesù, parola del Padre, che viene a creare un mondo nuovo, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbi a misericordia. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Dio grande e misericordioso, che tra gli uomini scegli i tuoi servi per portare a compimento il disegno di salvezza, concede alla tua Chiesa la fecondità dello Spirito, perché sull'esempio di Maria accogli il verbo della vita e si rallegri come madre di una stirpe santa e divina. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e viva regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Quando i tuoi giorni saranno compiuti e
generazione in generazione che riempirò il tuo trono. Canterò per sempre l'amore del Signore. Egli mi invocherà, tu sei mio Padre, il Dio di roccia della mia salvezza. Ti conserverò sempre il mio amore, la mia alleanza ti sarà per te. Canterò per sempre l'amore del Signore. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della